Che succede, Groovy? Non avere paura, è solo cioccolato. Appena in tempo, Phoebe. Sembra che a Groovy piacciano solo le verdure. Papà e mamma sembrano molto contenti. Perché? Complimenti, Phoebe! Ti sei impegnata molto a scuola. Siamo davvero orgogliosi di te. Anche tu ti sei comportato bene, Groovy. Oh, un videogioco. Certo, un grande impegno merita una ricompensa. Divertitevi, ma con moderazione. Caspita, Phoebe, sembra piacerti molto. Invece a Groovy non tanto. Broccoli! È ora di mangiare! Che pancette avete! Mi piace sapere che adorate la verdura. Shh, Groovy, non disturbare Phoebe e ricordati, non bisogna esagerare con i videogiochi. Groovy, stai giocando da troppo tempo. Dovresti smettere. Caspita, Groovy, fantastico. Cos'è successo? Beh, non importa. Inizia a ricostruirlo. Davvero emozionante. Ma chi è? Enderman? Attento, vorrà distruggere tutto quello che hai costruito. No! Attento, no! Più veloce! Dai, Groovy, so che puoi farcela! Groovy, credo che tu abbia avuto un incubo. Sicuramente non fa bene giocare così tanto. I videogiochi, sempre con moderazione. Ah, che carini quando dormono. Che profumo delizioso. Sembra che Groovy non riesca a resistere. No, Groovy, dobbiamo aspettare che siano tutti a tavola. Perché non vai a svegliare Phoebe? Niente? Prova in maniera più affettuosa. Forza, Phoebe, è ora di mangiare. Il broccolo è una verdura molto salutare, Phoebe. Devi assaggiarlo. No, Groovy. Questo è il piatto di Phoebe. Le piacerà sicuramente, se solo lo assaggerà. Vero, bambini? Oh, no! Phoebe è morta di fame. Certo, non ha forza perché non ha mangiato la verdura. Acci picchia, Groovy! Che forza ti hanno dato i broccoli! Tranquilla, Phoebe, c'è sempre una soluzione. Ma come torniamo a casa? Che buono! Ricordate, bambini, le verdure sono alimenti sani e saporiti che vi daranno tutta l'energia necessaria per non smettere mai di giocare! Oh, che bel tramonto! Oh, Groovy, sembra che Phoebe voglia andare al Luna Park. Sai cos'è?
Dai, vai a vedere. Sono sicuro che ti piacerà. Dai, Phoebe, ce la puoi fare! Oh no! Phoebe ha preso solo 4 paperelle, ma ne servivano 5. Dai, Phoebe, sei stata bravissima! Dite, non credo che riuscirete a ingannarlo. Attento, Groovy. Sei troppo piccolo per questa attrazione. Ti può girare la testa. Povero Groovy, te l'avevo detto. Ehi, Phoebe, dov'è la giostra? No, Phoebe, non essere triste. Sicuramente Groovy può aiutarci. Groovy, perché non ti trasformi in una giostra? Così Phoebe e gli altri bambini si possono divertire. No, Groovy, assomiglia al chiosco dei gelati, ma con i cavalli. No, i cavalli servono perché ci possano salire i bambini. E adesso giriamo. Si gioca a pallone in un posto così. State attenti o romperete qualcosa. Perché non lasciate perdere la palla e vi godete il museo? A voi piacciono i dinosauri? Pops, non sembri normale. Ti senti bene? Bambini, voi avete capito che cos'ha? Un camion, un overboard, una giostra, i broccoli, un oveto con sorpresa, un estintore. Bella mossa, ma adesso è ancora più arrabbiata. Prova ad accecarla con il flash. Bambini, secondo voi in cosa dovrebbe trasformarsi Groovy per spaventare la mummia? No, Groovy! In un dinosauro! Che cosa abbiamo imparato, bambini?
Niente palloni nei musei. Sembra che il tifo di questa casa sia diviso fra Real Madrid e Barcellona. Almeno l'amore li unisce. Bambini, dove sono Groovy e Phoebe? Povera Phoebe, deve essere una decisione difficile. Bambini, voi cosa pensate che dovrebbe fare? Idea fantastica! Oh no, queste forbici non sembrano tagliare bene. Groovy, perché non l'aiuti? Oh bambini, che emozione! Attento! Pensano che tu sia lui! Scappa! What are you doing? Are you trying to say something? Oh yes! Subscribe, kids! Groovy the Martian, official channel.